Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal dirigente del settore welfare, Francesco Barreca, ha fatto visita alla struttura di accoglienza dedicata ai senzatetto, entrata in funzione da qualche settimana. La struttura di accoglienza, con 15 posti, si trova in via Vecchia Cimitero, nei locali dell'ex scuola dell'infanzia statale Pascoli. L'accesso può avvenire volontariamente o su segnalazione dei servizi sociali comunali, delle forze dell'ordine, di enti e associazioni di volontariato o anche privati cittadini. L'ingresso all'accoglienza per gli ospiti è previsto dalle 19 alle 22:30 ed è giornaliera. Gli ospiti potranno stare presso la struttura dalle ore 19 alle 7 del mattino. Il servizio di gestione della casa dei senza fissa dimora a favore di persone in condizioni di povertà estrema o marginalità è abbinato al servizio di pronto intervento speciale. È stato finanziato dai PRINS, progetti di intervento sociale, all'interno del PON Inclusione per 121.000 euro. All'interno del servizio, affidato a seguito di procedura di gara aperta alla cooperativa Vita Sì, sono presenti diverse figure professionali: assistenti sociali, pedagogisti, orientatori, infermieri, psicologi e mediatori. Arriva l'emergenza freddo, la nostra città non si fa sorprendere, da qualche tempo è attivo il centro per i senza fissa dimora attraverso un servizio completo e organizzato che parte dall'unità di strade e arriva fino all'assistenza sociale e all'assistenza sanitaria per le persone che sono senza fissa dimora. Un servizio dell'amministrazione comunale gestito tramite cooperativa che naturalmente non vuole rappresentare un punto di arrivo ma un punto di ripartenza per tutte queste persone che hanno bisogno di un tetto ma hanno bisogno anche di un'assistenza amministrativa per tutte quelle pratiche, tutte quelle problematiche alle quali hanno difficoltà ad accedere. È un grande orgoglio per la nostra città se pensiamo che fino a qualche anno fa si faceva fronte all'emergenza freddo in modi diciamo diversi. Un anno addirittura si sono aperte le porte della galleria di Palazzo San Giorgio con una bellissima corsa di solidarietà per dare conforto a chi non ha un tetto per potersi riparare dal freddo. Oggi esiste nella nostra città un servizio coordinato, programmato, serio, che consente a queste persone di non dover diciamo avere problematiche durante questo periodo dell'anno, ma anche per tutto l'anno.